Giovedì 2 dicembre, alle ore 17.30, nella sala giunta del municipio di Conversano, presentato alla cittadinanza il programma degli eventi teatrali organizzato dal Comune di Conversano in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e il cartellone degli eventi proposti dalla Kermesse Natalizia dal titolo Borgo di Natale 2021, in programma dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 nella città di Conversano. Domani sabato 4 dicembre, con l'inaugurazione dell'evento Conversano si illumina e con l'accensione delle luminarie installate in Piazza Castello, si apre il sipario sul Borgo di Natale 2021, evento anche quest'anno rivolto a scuole, famiglie e istituzioni. In programma sempre domani, a partire dalle ore 19, in contemporanea con l'inaugurazione, l'evento musicale The Joyful Chorus in concerto, diretto dal maestro Roberto Angiulo. Previsto l'allestimento di mercatini di Natale in Villa Garibaldi e Piazza 20 Settembre. Presenti alla conferenza stampa il sindaco della città di Conversano, avvocato Giuseppe Lovascio, l'assessora alla cultura, dottoressa Katia Sportelli, l'assessora all'istruzione, dottoressa Francesca Lippolis, l'assessora alle attività produttive, dottoressa Tiziana Palumbo, e il vice sindaco e assessore all'urbanistica, avvocato Roberto Berardi. Per Teatro Pubblico Pugliese, Gemma Di Tullio, responsabile settore danza e circo contemporaneo. I referenti delle associazioni coinvolte nell'evento Borgo di Natale 2021 hanno illustrato nei dettagli i propri progetti natalizi. Sindaco, gli eventi che oggi presentiamo in conferenza stampa rappresentano un tassello significativo ed un ulteriore biglietto da visita per chi decide di far visita nei borghi di Puglia. Cosa ci propone quest'anno la città d'arte con il suo meraviglioso borgo medievale? Il programma è ricchissimo, va da mercatini a manifestazioni, a concerti. Consiglio a tutti di guardarlo, perché non mi va di puntualizzare, di focalizzare l'attenzione su una singola cosa. Ci sono davvero tanti appuntamenti, speriamo che il tempo ci consenta di espletarli tutti. Ci sono appuntamenti al chiuso, all'aperto. Ci sono, come dicevo, mercatini, ci sono tante luci, allestimenti, secondo me ecco, è davvero un bel Natale. Poi tra l'altro oggi presentiamo anche una bellissima stagione teatrale, per cui siamo orgogliosi di questo, e devo ringraziare l'assessore alla cultura, devo ringraziare gli altri assessori, quindi l'assessore Sportelli, l'assessore Lippolis, l'assessore Palumbo, che hanno lavorato tantissimo per la realizzazione di questo programma. A quanto pare noi ci siamo fatti un giro, abbiamo visto proprio Conversano tappezzata di luci. Sì, c'è tanta luce, soprattutto perché vogliamo dare proprio un segnale che sia da un lato un segnale di positività, nel senso buono della parola, e allo stesso tempo ecco, un segnale di ripresa. Speriamo ecco, che il Natale ci dia poi anche la possibilità di sentirci, che è uno dei nostri obiettivi, di sentirci una comunità. Ecco, queste luci ci aiutino a vivere proprio nella luce il Natale. Grazie mille sindaco. Grazie, grazie. Assessora, oggi presentiamo al pubblico congiuntamente due eventi di grande rilievo per il comparto culturale della città di Conversano: Borgo di Natale e la stagione teatrale 2021-2022. Spieghiamo nel merito la data e i luoghi di svolgimento degli eventi stessi. Siamo felicissimi oggi finalmente di riprendere, no, con gli eventi culturali. Iniziamo con la stagione teatrale, una stagione teatrale che è stata per troppo tempo, non abbiamo potuto fare per troppo tempo a causa ovviamente del Covid, e finalmente riprendiamo in presenza la stagione teatrale. Il primo appuntamento da non perdere è il 15 di dicembre con il primo spettacolo al Teatro Norba. Ovviamente vi auguriamo e vi speriamo, insomma, di avere i nuovi abbonati che frequenteranno i nostri teatri in totale sicurezza, e soprattutto inizia anche la stagione degli eventi di Natale. Il primo evento lo abbiamo proprio questo sabato, il 4 di dicembre, con l'accensione delle luci di Natale in Piazza Castello, dove ci sarà il coro gospel e ovviamente si darà inizio alle festività natalizie. E speriamo, insomma, che sia il tempo ci assista, ma soprattutto che la pandemia in qualche modo possa consentirci di farci vivere in sicurezza tutti gli eventi di questo Natale. Grazie. Grazie mille. Grazie. Teatro Pubblico Pugliese anche quest'anno presenta al pubblico della nostra regione una stagione teatrale di alto profilo culturale che vede impegnati artisti affermati da tempo nel comparto teatrale musicale nazionale. Spieghiamo nel merito gli appuntamenti di rilievo che si svolgeranno nella città di Conversano.
Sì, siamo molto contenti che ricominciamo a programmare e realizzare spettacoli in tutta la regione, in particolare a Conversano, che è una città molto viva da un punto di vista di risposta alla proposta teatrale. Abbiamo deciso con l'amministrazione comunale di ripartire nel segno della leggerezza, ma anche una leggerezza, diciamo, di qualità, per cui siamo riusciti a recuperare un appuntamento di quelli della stagione 19-20 che poi fu sospesa a causa della pandemia. Quindi ci saranno, riospiteremo i Rimbam Band con il loro Note da Oscar, che hanno ripreso la tournée nazionale, quindi è giusto che facciano tappa anche qui a casa perché sono di fatto pugliesi. Grande attenzione anche a delle personalità di teatro come Michele Placido, che porterà un grande classico di Goldoni con La Bottega del Caffè, ma anche a dei titoli contemporanei che però sono diventati classici della contemporaneità, come Fiori d'acciaio con Tosca d'Aquino, Rocio Morales, e finiamo con una bella lezione spettacolo del grande Vittorio Sgarbi, che ci parlerà della figura di Giotto accostato a Dante proprio in onore dell'anno del giubileo dantesco. Grazie mille.